five bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. Go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. In the one horse lane. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock. Ben ritrovati con la nostra informazione, ritorniamo seri dopo la sigla che vi stiamo proponendo in questo periodo per augurare a tutti voi buone feste, perché in apertura di giornale abbiamo una notizia di cronaca: sarebbero due albanesi gli autori dell'omicidio di una pensionata 88enne avvenuto qualche settimana fa ad Albisola, in provincia di Savona. I due erano nel mirino della squadra mobile di Alessandria perché fortemente sospettati di essere gli autori di alcuni furti proprio nella zona dell'Alessandrino. Sentiamo. Sarebbero due albanesi di 21 e 25 anni, Victor Marchia ed Eugen Dervisci, tutti e due pregiudicati, gli autori dell'omicidio di Rosa Bellino, la pensionata 88enne che nella notte tra il 14 e il 15 dicembre venne uccisa con un colpo contundente nella sua abitazione di Via di Areggia d'Albisola, in provincia di Savona. Quella notte la donna si era svegliata per i rumori che stava sentendo nel suo alloggio, dove qualcuno era entrato per rubare. Qualche attimo, poi il panico e un colpo, sferrato con violenza sul capo della pensionata, forse con uno degli oggetti usati per scardinare la serratura, e poi la morte. Era stato un vicino di casa la mattina dopo a trovare il corpo riverso sul letto, la casa sottosopra, e a dare l'allarme. Marchi e Dervisci erano nel mirino della squadra mobile di Alessandria perché sospettati di aver compiuto una serie di furti in appartamenti e ville nella zona della capoluogo di provincia. I loro cellulari erano intercettati e l'altra sera, proprio nel corso di una telefonata, avevano tenuto toni accesi dichiarando di essersi accorti di trovarsi in mezzo a qualcosa di grave. Gli agenti della mobile, capitanati da Domenico Lopane, che questa mattina ha tenuto una conferenza stampa, hanno così comparato le celle dei cellulari dei due albanesi, scoprendo che la notte tra il 14 e il 15 dicembre si trovavano ad Albisola. Avvertiti i carabinieri di Savona, che stavano eseguendo indagini sull'uccisione dell'88enne, ieri mattina, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Savona, i due sono stati arrestati e portati in carcere. I due malviventi sono indagati di omicidio, di rapina e furto aggravato. Nel corso di una perquisizione, la squadra mobile ha trovato e messo sotto sequestro documenti utili alle indagini sia sulla morte della pensionata che sui furti commessi in provincia di Alessandria. Il calciatore del Piacenza, Carlo Gervasoni, al centro della vicenda calcio scommesse che sta investendo il mondo del pallone italiano, ha parlato ieri di fronte ai magistrati che conducono l'inchiesta. Durante l'interrogatorio, che è durato più di 5 ore, Gervasoni avrebbe fatto il nome di una ventina di giocatori di Serie A, nessuno dei quali famoso. Sarebbero inoltre 3 le partite dello scorso campionato oggetto di combine, 2 delle quali terminate
proprio secondo quanto concordato dagli scommettitori. Il calciatore avrebbe inoltre confermato il coinvolgimento della sua ex società, l'Albino Leffe, il tentativo da parte della banda organizzatrice di infiltrarsi direttamente all'interno delle squadre di calcio. Gervasoni, che era stato arrestato lunedì nella sua abitazione di Acqui Terme, accusato di aver fornito un contributo stabile all'organizzazione che gestiva il calcio scommesse, potrebbe ottenere gli arresti domiciliari per la sua collaborazione. Alla stazione ferroviaria di Ovada si è registrato l'ennesimo episodio di vandalismo. I teppisti sono entrati in azione l'altra notte e hanno preso di mira due distributori di bibite e snack che si trovavano all'imbocco del sottopasso che porta ai binari 3 e 4. Pur avendo spaccato i due macchinari, non sono però riusciti ad impossessarsi del contenuto, poiché è protetto da un doppio vetro. E questo solo l'ultimo deprecabile fatto ai danni della stazione ferroviaria, il cui sottopassaggio viene continuamente imbrattato da scritte e graffiti. Da soli 2 mesi, infatti, il personale delle ferrovie aveva provveduto all'ennesima ripulitura, ma nel giro di poco tempo l'incuria e l'inciviltà sono tornate a farla da padrone. Brusco stop alle pensioni liquidate nel 2011. Secondo i dati forniti dall'INPS, nei primi 11 mesi le pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate sono state 224.856, ovvero oltre 94.000 in meno rispetto allo stesso periodo del 2010. Un crollo causato dal meccanismo delle finestre di uscita dal lavoro. Il calo più sensibile ha interessato le nuove pensioni di vecchiaia. L'età anagrafica di 65 anni per gli uomini e di 60 per le donne, secondo le regole del 2011, in pratica diventano rispettivamente di 66 e 61 con le finestre mobili. Nei primi 11 mesi del 2011 sono state liquidate appena 94.216 nuove pensioni di vecchiaia, con un calo del 39,4%. Per le pensioni di anzianità si è registrato invece un calo del 20,1%. 140.000 gli italiani che, secondo le statistiche, saranno colpiti dall'influenza stagionale a partire da questa settimana. È ancora possibile sottoporsi al vaccino antinfluenzale, ma attenzione soprattutto alle fasce più deboli, ai bambini e agli anziani. Marielle Bergaglio. Una nuova minaccia incombe sugli italiani, mettendo a rischio lo svolgimento delle prossime festività. L'influenza, che puntuale si è presentata anche quest'anno in concomitanza con l'arrivo del grande freddo. Cifre preoccupanti quelle che da giorni sono trasmesse da telegiornali e quotidiani. Si stima infatti che circa 140.000 italiani festeggeranno l'inizio del nuovo anno a letto malati. Gli 80.000 influenzati attualmente inizieranno a crescere proprio a partire da questa settimana, fomentati dal drastico abbassamento delle temperature e dalle giornate trascorse in compagnia, che permetteranno la diffusione del virus. Il picco si registrerà però a gennaio, quando riapriranno le scuole e si tornerà al lavoro. Gli esperti invitano soprattutto le persone anziane e i bambini, più fragili e maggiormente colpiti dall'influenza stagionale, a vaccinarsi per combattere preventivamente il virus. La somministrazione dei vaccini antinfluenzali ha registrato un forte calo quest'anno, mentre aumenta per gli italiani il consumo di antibiotici e delle cure fai da te. È invece buona abitudine assumere medicinali antibiotici solo se prescritti dal medico curante e se strettamente necessario. Sempre importanti i consigli dei medici, in particolare ripararsi dal freddo e assumere molta vitamina C, meglio se attraverso gli alimenti che la contengono. Da non dimenticare poi gli antichi rimedi della nonna in caso di raffreddori o mal di gola, ma anche i rimedi omeopatici che gli italiani dimostrano sempre più di apprezzare.
Ennesimo nulla di fatto per la situazione occupazionale delle terme Fonti Feia di Castelletto d'Orba, in crisi da più di un anno. I 17 lavoratori dell'azienda, che si occupa di imbottigliamento di acque minerali e bibite, è a rischio fallimento. Recentemente si è svolto un tavolo di confronto nella sede dell'amministrazione provinciale di Alessandria, qui hanno partecipato il prefetto Francesco Castaldo, i sindacati, la proprietà e il sindaco di Castelletto Federico Fornaro. L'incontro non ha però maturato soluzioni a favore dei dipendenti, che restano preoccupati per il loro futuro. In questo momento utilizzano la cassa integrazione straordinaria, che scadrà a luglio e che sarà anticipata dalla provincia. Il primo cittadino di Castelletto ha annunciato che per provare a sbloccare la situazione non è escluso che dipendenti e sindacati pensino a qualche iniziativa di mobilitazione a gennaio. Ad Alessandria è stato istituito il nucleo operativo cinofilo della Polizia Municipale per contrastare lo spaccio di stupefacenti davanti alle scuole, ai giardini e in vari posti dove potrebbe essere necessario. Sarà operativo il prossimo aprile. In questo momento due agenti della Polizia Municipale si trovano presso il Centro Carabinieri Cinofili di Firenze per frequentare un corso di addestramento formazione, e con loro ci sono anche i due cani che sono stati acquistati. Se ne è occupato De Vinci. Un nuovo servizio di prevenzione che ha voluto il Corpo di Polizia Municipale, che affiancherà i suoi agenti con due agenti speciali che avranno un compito particolare, quello di mettere al sicuro o comunque di controllare la sicurezza dei nostri figli nelle scuole, di chi va allo stadio, eccetera, eccetera. Ci spieghi lei, comandante. Sì, sono due agenti specializzati, sono due agenti cinofili che stanno attualmente facendo il corso presso il centro cinofili dell'Arma dei Carabinieri di Firenze, che è stato scelto come uno dei centri più importanti d'Europa, anche perché altri paesi vengono proprio ad addestrare i cinofili presso questo centro. Noi siamo molto contenti e orgogliosi che il Comando Generale dell'Arma abbia accettato questa proposta, e stiamo formando i nostri due agenti con i nostri cani, Fox e Nitro, che sono i cani scelti da un'equipe dei carabinieri specializzata nella scelta degli animali e che stanno evolvendo. Tutto questo è stato voluto dall'amministrazione comunale e grazie anche alla Fondazione della Cassa di Risparmio, che ci ha aiutato parecchio sotto questo aspetto, siamo riusciti anche a acquistare questi due cani che attualmente, ripeto, sono con i nostri due agenti a Firenze. Sono cani che sono addestrati per il servizio antidroga, un servizio molto particolare, sono animali bellissimi e soprattutto sono animali molto molto capaci nella loro, diciamo così, sviluppo dell'attività, perché per fare questo servizio non tutti i cani sono idonei. Senta, la prevenzione dove sarà fatta? La prevenzione viene svolta ovviamente sotto tutte quelle situazioni, davanti alle scuole, davanti nei parchi, durante l'attività di prevenzione alla guida in stato di ebbrezza delle sostanze stupefacenti e comunque dall'attività di polizia giudiziaria. Sono cani che metteremo anche a disposizione degli altri corpi di polizia, se lo ritengono necessario. Quindi sarà operativo quando? Noi contiamo alla fine di aprile. Alla fine di aprile possono rientrare, a meno che il corso non accelere, perché dimostrano veramente grande capacità questi animali. Questo magari può accelerare il corso e arrivare anche prima. Io me lo auguro, che prima arrivano meglio è. È stato prorogato fino al prossimo 31 marzo il mandato dei commissari straordinari delle aziende sanitarie e ospedaliere del Piemonte. Lo ha stabilito la Giunta regionale approvando una delibera presentata dall'assessore alla sanità Paolo Monferrino. Mario Pasino, commissario straordinario dell'ASL provinciale di Alessandria, e Nicola Giorgione, per quanto riguarda invece l'azienda ospedaliera alessandrina, ricopriranno quindi ancora per 3 mesi il loro incarico. A gennaio riaprirà la sinagoga di Alessandria. Ce ne parla Emma Camagna. Torna ad essere accessibile la sinagoga di Via Milano, luogo e storia degli ebrei in generale e alessandrini in particolare, riapre dopo i lavori di ristrutturazione. Inaugurata nel 1871, danneggiata dai tedeschi nel 1944, restaurata negli anni 50, da tempo in abbandono per mancanza di fondi, è una delle più grandi in Italia. Sono state rifatte scale, impianto di riscaldamento, tetto, vetrate e quant'altro, ma
occorrono ancora parecchie opere, bisogna attendere i finanziamenti. Annuncia Paola Vitali che da lungo tempo si batte per la conservazione di questo importantissimo pezzo di storia. È una dei 5 unici componenti della comunità ebraica cittadina che fino alla promulgazione delle leggi razziali era numerosissima e ben integrata nel contesto cittadino. La sinagoga che nei giorni scorsi ha ospitato la cerimonia di riapertura, presenti con le varie autorità il vicepresidente della comunità di Torino e il rabbino capo, potrà essere visitata da gennaio. Si spera diventi sede di avvenimenti culturali per permettere a tanti di conoscerla e apprezzarla. Estenderemo l'invito a tutte le scuole per farla visitare con l'accompagnamento di una guida, dice ancora Paola Vitale. Tutto il mondo conosce Casa Damiani tra le aziende più grandi che hanno reso onore di valenza in tutto il mondo. E adesso proprio la città orafa gli ha dedicato una piazza e una fontana. Sentiamo. Una piazza e una fontana a forma di gioiello sono state inaugurate nella città di Valenza in onore di Damiano Grassi Damiani, personaggio di grande rilievo che ha saputo rendere gloria all'azienda orafa di famiglia, ottenendo grande successo in tutto il mondo. Una volta ereditato il comando del gruppo, fondato dal padre Enrico Damiano, aveva dato sfoggio di tutte le sue doti manageriali, potenziando l'azienda ed espandendola anche all'estero. La città di Valenza, in cui affondano le radici della nota Maison Damiani, ha così dedicato un monumento pubblico di forte impatto, inaugurandolo proprio nel giorno in cui il fondatore avrebbe compiuto gli anni. Alla cerimonia hanno partecipato, oltre alla famiglia, il sindaco di Valenza, Sergio Cassano, il prefetto di Alessandria, Paolo Castaldo, l'onorevole Franco Stradella e il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, Riccardo Molinari. Un simbolo della valenzianità della famiglia, ha affermato il sindaco Sergio Cassano, orgoglioso e contento che la tradizione orafa di Valenza venga riconosciuta anche al di fuori dell'Italia. Chissà come andranno i saldi che partiranno il 5 gennaio. Tanti, si spera, pensano alla corsa all'affare, però i consumatori bacchettano i commercianti che non avrebbero applicato promozioni accattivanti nel periodo natalizio. Alessandra Dallacà. Non è ancora finito il 2011 che già si pensa all'imminente arrivo dei saldi invernali. Ad eccezione dei lucani e dei siciliani, che potranno andare alla ricerca dell'affare già dal 2 gennaio, e dei friulani a partire dal 3, in tutte le grandi città e in 14 regioni su 20, l'appuntamento con le vendite di fine stagione è fissato per il 5 gennaio. Secondo le previsioni stilate da Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media per i saldi invernali 403 euro. In particolare, per l'acquisto di capi d'abbigliamento e per gli accessori, gli italiani spenderanno complessivamente 6 miliardi di euro, pari al 18% del fatturato annuo del settore. Le stime di Confcommercio sono definite ottimistiche dal Codacons, che al contrario prevede un clamoroso flop per i prossimi sconti stagionali. Solo il 40% delle famiglie potrà permettersi qualche acquisto e la spesa pro capite in regime di saldi si attesterà sui 110 euro, spiegano i referenti dei consumatori. Ancora più pessimisti all'indomani delle vendite natalizie sono Federconsumatori e Adusbef, che hanno sottolineato come il non anticipare i saldi attraverso vendite promozionali sia stata una cosa gravissima e non abbia attuato la tanto attesa ripresa. Intanto, polemiche a parte, è bene che chi si prepara alla corsa tra i negozi alla ricerca del capo già visto o dell'idea per farsi un regalo a buon prezzo deve, come sempre, seguire alcune regole base per districarsi al meglio nella giungla degli affari. Naturalmente deve essere indicato in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita, con riferimento al prezzo originale e allo sconto attuato. Inoltre, i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia, nulla vieta di porre in vendita anche quelli appartenenti non alla stagione in corso.
In caso poi di vizi o non conformità rispetto alle caratteristiche del bene venduto, pure in occasione dei saldi, il commerciante deve sostituire la merce. Se il capo in questione non può essere riparato o restituito, appunto, scatta la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro 2 mesi dalla data della scoperta del difetto. Bene, tra poco vi lascio allo sport, basket. Oggi parliamo della serata da ricordare per la Junior Casale, che sfiora l'impresa nella trasferta contro i campioni d'Italia di Siena e cede solamente al supplementare dopo una gara combattuta punto a punto. Ora i Monferrini si preparano per l'ultimo impegno dell'anno, il derby contro il Biella, in programma venerdì sera. Il servizio è stato curato da Gianluca Ardiani, subito dopo le previsioni del tempo e la rubrica delle notizie utili. Grazie come sempre per averci seguito, arrivederci alla prossima edizione del nostro notiziario. Lo sport, in collaborazione con Cantina Produttori del Gavi. In un territorio unico, storici vitigni e la passione di oltre 100 viticoltori producono i vini più nobili. Vieni nel nostro punto vendita a soli 5 minuti dall'outlet di Serravalle Scrivia. Trovi tutti i nostri vini e una selezione dei migliori piemontesi. Da acquistare sfusi, in bottiglia o nei comodi bag in box. Cantina Produttori del Gavi. Un omaggio a tutti i visitatori. Ad un passo dal sogno. La Junior Casale sfiora l'impresa nella trasferta più difficile e suggestiva del campionato di Serie A di basket e si arrende ai pluricampioni d'Italia di Siena solamente dopo un supplementare e una gara combattuta dal primo all'ultimo possesso. Se è vero che ci sono sconfitti e sconfitte, quella di ieri sera sul parquet della squadra che sta dominando la pallacanestro italiana da 5 anni può essere considerata come una vittoria per la maturità mentale e tecnica con la quale i Monferrini affrontano la sfida. Dopo essersi scrollati di dosso il timore reverenziale del Palaestra, 4-0 Siena dopo 15 secondi, la Junior fa la voce grossa e con una serie di triple di Temple, Namaka e Jenning piazza un parziale di 15-0 che spaventa i 5.000 tifosi di casa. La gara viaggia su ritmi alti, con le difese a farla da padrone e Casale che chiude il primo quarto addirittura avanti 18-16. I pezzi da 90 di Siena entrano in partita, Andersen e Thornton trovano giocate e punti pesanti, ma i Monferrini non mollano e a riposo lungo sono a meno 3. Terzo quarto inaugurato da un entusiasmante botta e risposta tra Jenning e McCaleb. Il giovane talento del Minnesota è l'arma in più della serata per la Junior, che resiste al tentativo di allungo di Siena nel quarto finale e sull'ultimo possesso avrebbe addirittura la possibilità di piazzare il colpo della storica vittoria, ma Moss riesce ad impedire a Shakur di piazzare il tiro decisivo. Si va all'overtime, i padroni di casa partono subito forte con Rakocevic che suona la carica, ma Casale rimane sempre lì, aggrappata e pronta a far male. Trova la